del convento di San Giovanni Rotondo. Lo riconoscete subito questo portoncino, perché tante sono le foto di Padre Pio proprio dinanzi a questo portone nell'andare a benedire tutte le persone che giungevano qui, le auto, gli animali, ma anche colloquiare. Spesso lo si vede in alcune foto seduto a questo piccolo sedile, questa panchina di cemento, oppure qui con suo fratello, dei medici di Casa Sollievo, oppure accanto al campo delle bocce. Noi qui oggi per raccontarvi la storia di Viviana, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica per condividere la sua storia. Infatti lei racconta che la sua storia è cominciata quando lei aveva 19 anni, quando un giorno ha sognato un frate che aveva in mano un cesto di rose e fiori avvolto da luce e mi ha portato in un paesino che aveva tre stanze e gli faceva vedere queste stanze. E proprio per questo lei subito dopo questo sogno la mattina racconta tutto alla mamma, che le fa vedere una immaginetta, ecco, una piccola fotografia di Padre Pio, e lei riconosce questo frate. Decide di andare con la mamma a fare un pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, ma anche a Pietrelcina. Quando arriva a Pietrelcina riconosce quelle stanze. Lei racconta: era la stanza da letto dove è nato, la cucina che passava, dove passava tutta la giornata, la famiglia di Padre Pio, e poi anche la stalla, ecco, giù all'interno della casa di Padre Pio. Padre Pio racconta: Viviana mi ha fatto vedere la sua vita prima di conoscerlo. Ed in effetti lei racconta che questo legame con Padre Pio era proprio perché lui voleva quasi avvertire di qualcosa che stava accadendo nella sua vita a sua mamma, che era tanto devota di Padre Pio. Lei racconta che da allora si era molto attaccata a Padre Pio, che attraverso la preghiera fatta con insistenza e con fede lei si affidava totalmente a Dio. Ma che cos'era successo? Tutto questo forse per dirmi che quando sarebbe accaduto qualcosa di forte nella mia vita lui sarebbe sempre stato accanto a me. E così è stato. Mamma aveva una strana tosse. Una strana tosse che una volta dal medico, con tutti gli esami, gli accertamenti, ha scoperto che era un'insufficienza alla valvola mitrale, la valvola del cuore, quindi questo le avrebbe provocato e danneggiato il cuore col tempo. Andava operata. Così ho pregato tanto Padre Pio, l'ho scongiurato, mi sono attaccato a lui con tutte le forze. Nei giorni prima dell'operazione mamma mi diceva di sentirsi come un mantello sulle spalle, una protezione. Il mantello di Padre Pio, le pensava. Ho pregato tanto, lui ripeteva sempre che la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio. Mi sono affidata a Padre Pio, alla sua intercessione, e mi sono letteralmente aggrappata a lui. L'operazione è andata bene. Quel giorno, racconta Viviana, un medico venne da me con uno sguardo molto paterno, perché mi vide in difficoltà, mi vide molto scombussolata, mi vide molto ansiosa, e mi disse, lei non sapeva ancora dell'esito dell'intervento, stai tranquilla perché è andato tutto bene. Avevo bisogno di certezze, racconta Viviana, che fosse andato tutto bene. Quel medico, nei giorni anche di degenza di mamma in ospedale, andava spesso nella sua camera e le diceva che procedeva tutto con tranquillità. Racconta anche la mamma, quel medico aveva un sorriso angelico, sembrava veramente un angelo protettore. E una volta dimessa, mamma cerca questo medico nel reparto per ringraziarlo personalmente, ma non lo trova. Lo descrive alle infermiere, ma nessuna infermiera o nessun altro operatore sapeva dirgli chi fosse, perché non c'era nessuno attraverso quelle nel reparto che lavorasse nel reparto attraverso quelle caratteristiche indicate da Viviana e dalla mamma. È strano, racconta lei, soltanto per chi non crede in Dio e nei santi e pensa che sono solo delle coincidenze, ma termina Viviana, io sono sicura, sono straconvinta che era Padre Pio o un angelo mandato da lui per tranquillizzare me e mia mamma, tanto a lui devota.